Radio Radicale, siamo in collegamento con Federico Fornaro, presidente dei deputati di LeU e piemontese, lo voglio ricordare, per parlare del nuovo DPCM dal 4 al 17 maggio, che segna un po' la parziale riapertura del paese. Allora, che impressione ha della conferenza stampa di Conte? Insomma, secondo lei siamo alla ripartenza o dobbiamo aspettare fino a giugno, secondo lei? A me pare che ci sia la giusta prudenza perché i dati indicano che siamo in diverse regioni ancora in emergenza sanitaria e quindi con un problema di gestione e di contenimento del contagio. Mi pare quindi che da questo punto di vista ci sia, come dicevo prima, prudenza, ci sia, diciamo, si sia scelta la strada di un coordinamento con le regioni e con i sindaci, quindi di quella che noi abbiamo sempre definito una fase 2 guidata dal governo. Poi, ripeto, questa era stata una conferenza stampa soltanto dedicata al decreto, diciamo, delle riaperture. Sarà importante ovviamente il decreto di aprile, cioè quello che verrà approvato l'ultimo giorno di aprile, con ogni probabilità, quello, il secondo decreto economico, perché c'è bisogno di dare un segnale chiaro perché altrimenti c'è un rischio elevato di non riapertura vera di un ruolo importante degli esercizi commerciali con tutte le conseguenze anche in termini occupazionali. Senta, come ha trovato il fatto che, diciamo, il Presidente del Consiglio abbia voluto in qualche modo dare un segnale di semplificazione per le richieste di aiuti? Ha detto che basterà soltanto un click per determinate forme di conferma dei sussidi. Ma adesso vedremo il testo, bisognerà verificare. Per noi rimane ovviamente fondamentale quello di dare un segnale perché chiaro, netto e anche economicamente importante perché nessuno rimanga indietro, come abbiamo detto. Per quello che ne so, l'intervento per esempio con l'aumento a €800 per le partite IVA e per quel mondo lì, sarà però collegato questa volta a un livello reddituale, come è giusto che sia. Sì. Il fatto che, diciamo, saranno consentite movimenti all'interno delle regioni, ma comunque non quelli interregionali, come l'ha trovata questa scelta? Molti si aspettavano, non dico libera tutti, ma. Per quello che è nelle mie informazioni, questa è una scelta fortemente voluta all'unanimità della conferenza delle regioni. E quindi, come dire, è da rispettare. Vivendo io in una zona di confine, so che cosa vuol dire, le problematiche che con questo comporta. Però probabilmente se non ci fosse stato questo, avrebbe potuto essere interpretato con quel liberi tutti che in questo momento non possiamo permettere. Senta, l'apertura dei ristoranti e dei bar per il 1º giugno? Beh, intanto adesso diamo un segnale di trasporto che è importante. Poi è chiaro che c'è una problematica vera che è segnalata ovviamente dai ristoratori e da chi si occupa dei bar, che è come tenere insieme l'esigenza sanitaria, delle prescrizioni sanitarie con quella dell'operatività sia dei ristoranti che dei bar. Quindi bisogna trovare un giusto compromesso e magari anche con qualche supporto. Penso ai plexiglass, comunque che consenta. So che su questo ci sono allo studio diverse alternative, ho letto, diciamo, ci sono diverse alternative, credo dobbiamo cercare il più possibile di consentire l'operatività a questo settore, che è un settore importante della nostra economia. Senta, è importante che comunque dal 4 maggio ripartano molte delle attività produttive, o pensa che già qualche regione si era già messa avanti da questo punto di vista? Ma noi siamo sempre stati contrari alle fughe in avanti, ai particolarismi. Ho letto che insomma, a poche ore di una conferenza stampa del Presidente del Consiglio che avrebbe annunciato questo DPCM, per esempio il Presidente della Liguria ha fatto la sua conferenza e la sua ordinanza. Io trovo che da questo punto di vista i cittadini e le imprese abbiano bisogno di chiarezza, di
di una strategia per capire quindi le modalità, le forme, i tempi per un graduale ritorno alla vita ante-Covid o comunque a una vita che deve essere compatibile ancora con la presenza del Covid. Quindi io credo che il 4 maggio sia giusto ripartire dove è possibile, farlo ovviamente all'interno del protocollo di sicurezza che dovrà essere concordato insieme ai rappresentanti dei lavoratori, quindi all'interno di questa cornice è giusto che ci sia la possibilità di riprendere, ma credo che gli stessi operai, gli impiegati abbiano voglia di ritornare a lavorare e nessuno può pensare che lo Stato possa totalmente sostituirsi. Le tasse ovviamente passano da una produzione di ricchezza, se non si produce ricchezza non ci sono le tasse, se non ci sono le tasse non si può riuscire a garantire per esempio la sanità. Spero che magari questa vicenda tristissima del Covid abbia sia stata un'occasione per far capire che chi ruba, chi evade in realtà ruba un pezzo della vita e non è un furbo, ma è anzi uno che sta danneggiando seriamente la tua vita. Senta, si aspettava qualcosa di più sull'attività sportiva, è stato giusto così? Ma io credo che ci sia un'esigenza che molti hanno di avere un'attività sportiva ed è anche un'esigenza che viene segnalata ovviamente dai medici. Ci sono una serie di patologie che diciamo possono essere non combattute, ma diciamo possono essere, essere rese compatibili con l'attività motoria, quindi credo che sia giusto da questo punto di vista. Mi pare che poi su questo tema alla fine debba prevalere il buonsenso. È chiaro che se poi avremo i gruppetti di 10 o 15 che corrono insieme oppure fanno ciclismo insieme, vorrà dire che non si sarà capito nulla, anche se io lo voglio sottolineare ancora una volta, il comportamento della stragrande maggioranza, della quasi totalità della popolazione è stato esemplare. Io penso sempre o mi immagino come sia stato possibile, come sia possibile riuscire a stare in casa magari in una grande città senza avere degli sfoghi, con bambini in case po' metri quadrati. Quindi da questo punto di vista credo che vada dato atto agli italiani di un grande sforzo e quindi sia anche giusto dare dei segnali anche ai bambini che, l'ho ricordato in Parlamento, l'hanno fatto in pochi, sono quelli che forse hanno sofferto di più e il trauma che hanno avuto forse lo scopriremo più avanti. Ma per molti bimbi vedere interrotta la scuola, vedere interrotto il rapporto con i nonni, essere chiusi in casa ha prodotto un trauma. Perché diciamo no, l'ha prodotto diciamo nelle persone più avanti con gli anni, figuriamoci per dei bambini che da un giorno all'altro, per una cosa assolutamente sconosciuta e non facile da spiegare, hanno visto stravolta la loro vita. Senta, un'ultima questione: qual è la situazione del Piemonte? Sappiamo che insomma insieme alla Lombardia ci sono difficoltà che non, da un certo punto di vista non si riescono a superare. Ma io oggi ho lavorato molto sui dati. Il Piemonte è la prima regione in questo momento con positivi in rapporto alla popolazione. Ci sono ancora problemi seri. Per la prima volta, onestamente, oggi 26 aprile, ci sono alcuni segnali di controtendenze, speriamo che siano consolidati. C'è ancora un problema di gestione dei tamponi e quindi di controllo dei focolai familiari e poi ancora un problema nell'RSA. Insomma, la situazione in Piemonte è una situazione critica e noi abbiamo scalato la classifica. Dopo aver superato il Veneto, abbiamo superato anche, lo dico da piemontese ovviamente, anche l'Emilia. Oggi siamo secondi solo alla Lombardia. Credo che da questo punto di vista sia necessaria un'attenzione anche del governo, credo che sia necessario provare a mandare ulteriori medici e infermieri. Insomma, il Piemonte è bisognoso di attenzione e cura. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, spero di vederla la prossima settimana a Montecitorio. Ringrazio il Presidente dei Deputati di LeU, Domani Federico. Riparto, quindi. Domani riparto, quindi se ci sei ci vediamo. Ciao, grazie a Federico Fornaro di LeU, ciao. Ciao, ciao.